80 positivi al Covid-19, 8 decessi e 190 persone in quarantena. Questo è il bilancio della ripartenza dopo il lockdown per Lanciano e l'epidemia da coronavirus. A tracciarlo il sindaco Mario Pupillo, che lancia un doppio appello ai cittadini: mantenere ancora le distanze e usare le mascherine anche all'aperto e rispondere alla chiamata della Croce Rossa per i test sierologici sulla popolazione. In tanti però non si fidano. Certamente, perché spesso i nostri cittadini hanno avuto situazioni molto spiacevoli rispondendo al telefono o aprendo la porta. Però ecco, ci sono dei numeri, c'è un numero preciso, se i cittadini leggono sul loro telefono questo numero possono essere tranquilli, perché facciamo parte di questa indagine importante epidemiologica in tutta Italia e Lanciano, insieme a altri comuni limitrofi, è stata scelta come città dove fare alcuni test. In Lanciano saranno circa 490 i cittadini che verranno sottoposti a queste indagini. Quindi io invito la popolazione a rispondere a questo numero telefonico. L'Istat e la Croce Rossa sono diciamo protagonisti di questa operazione, che servirà a che cosa? Servirà a capire un po' l'andamento epidemiologico, di disegnare una mappatura del territorio, di quello che il virus purtroppo ha combinato, e quindi questo serve ai medici, agli scienziati, ai ricercatori e ovviamente al nostro Ministero della Sanità per prendere anche provvedimenti che possono essere utili per prevenire una ricaduta di questa malattia o altre malattie virali in genere. Coronavirus, siamo usciti dal lockdown, come è andata la situazione a Lanciano e come sta andando? Lei ha anche redarguito una settimana fa circa, soprattutto gli adolescenti che girano per la città senza mascherine oppure che fanno assembramento. Sì, Lanciano, se vogliamo disegnare e narrare questi 2 mesi e mezzo, insomma, occorrerebbe una trasmissione intera. Per essere sintetici, siamo partiti molto male, con dei decessi, 8 decessi sono tanti per la nostra città, oltre 80 Covid positivi, 185-190 sono le persone in quarantena, quindi c'è stato un impegno notevole da parte della popolazione, anche da parte della sanità in genere. C'è stato il problema dei tamponi e mi sono veramente fatto sentire, perché la Regione Abruzzo non è stata all'altezza della situazione, ci sono stati disservizi, confusione nelle risposte che arrivavano tardi, ma questo è acqua passata, non vorrei entrare in polemica con nessuno. Sono contento che oggi è il primo giorno con contagio zero, e questo era un giorno che aspettavamo da tanto. E a Lanciano ci sono ancora nuovi casi, però l'altro ieri e ancora 2 giorni prima ci sono stati 2 nuovi contagi, quindi la battaglia l'abbiamo vinta, la guerra ancora no. E quindi io segnalo ai cittadini e ricordo che la mascherina va portata sempre nei luoghi chiusi e va portata anche all'aperto, perché è molto facile che noi ci avviciniamo a un amico, una persona conosciuta e non rispettiamo il metro di distanza. E questo anche per gli esercizi commerciali, per gli esercizi ristorativi, per i bar. E tutto questo significa che dobbiamo essere bravi. Manderemo ovviamente anche a tutti quanti una sorta di riassunto, riepilogo, con qualche esempio, perché tutti possano essere bravi a sfuggire e mantenere quindi questo distanziamento, che io non chiamerei più sociale ma chiamerei più fisico, in maniera tale che ci siano tutte le garanzie perché questo virus non torni a colpire. Questo lo dico soprattutto ai ragazzi, ai giovani, che capisco dopo 2 mesi di arresti domiciliari, chiamiamoli, hanno questo desiderio, soprattutto i ragazzi, i bambini. Però ecco, questa cosa non deve sfuggire ai genitori, non deve sfuggire agli esercenti, perché il virus, e lo stiamo vedendo in alcune regioni, può tornare a diffondersi. E allora ecco, vi chiedo questo: siate bravi, siamo stati bravi fino adesso, abbiamo riaperto i mercati,
Tutto questo è un segnale che ci predispone verso un'estate forse migliore di quella che avremmo immaginato durante la pandemia, però dobbiamo essere bravi noi a mantenere le posizioni, a rispettare le norme.